Signori e signori, buongiorno, benvenuti e grazie per essere con noi all'inaugurazione del J-Medical. Questa iniziativa per Juventus rappresenta un ulteriore step nel processo di rafforzamento patrimoniale ed economico che abbiamo intrapreso da alcuni anni. J-Medical avrà il compito, fin da quando abbiamo definito gli obiettivi, di essere un supporto di qualità allo staff medico e a tutti coloro che assicurano l'eccellenza dei risultati sportivi di Juventus, ma nel contempo ci darà la maniera di estendere a tutti il nostro network fatto in anni di collaborazione con i migliori specialisti della nostra città e non solo. L'unione della, chiamiamo l'esperienza medico-scientifica del gruppo Santa Clara con una società come la Juventus ci permette e ci permetterà di realizzare un modello sanitario innovativo quale vuole essere J-Medical. Ma intanto è un grande onore, un grande piacere che J-Medical abbia scelto General Electric come partner tecnologico per quello che non è semplicemente la creazione di un nuovo centro medico, ma ritengo sia veramente la creazione di un nuovo modello sanitario innovativo di grande eccellenza, qualità e sicurezza. E non solo abbiamo messo a disposizione J-Medical le migliori tecnologie, in particolare diagnostiche, allo stato dell'arte a livello mondiale, ma abbiamo cercato di creare in questa partnership un'architettura di sistema che mettesse veramente al centro il cittadino, il paziente, il fruitore, l'utente di questo tipo di struttura. E l'abbiamo più o meno articolato in quattro macro aree. La prima è la salute della donna, sportiva, non sportiva, della donna in generale, mettendo ad esempio a disposizione di J-Medical l'ultima tecnologia della mammografia. Seconda area di sviluppo importante è la sicurezza del paziente, l'esperienza del paziente. Vi faccio qualche esempio. La TAC la chiamiamo Revolution perché è veramente una rivoluzione sul mercato, è una TAC anch'essa che consente esami rapidissimi con un'erogazione di dose di raggi X la più bassa esistente. E potrei andare avanti su questo tema. Terza area delle quattro che volevo citarvi è la condivisione delle informazioni. È molto importante per il medico avere a disposizione tutti i dati e le esperienze che fanno il paziente nel loro percorso diagnostico in qualunque istante. Quarta e ultima area, non potevo che concludere parlando di medicina dello sport, che è un po' il cuore di moltissime attività di ricerca che fa la mia azienda, che pone J-Medical a tutto diritto nella cerchia di centri di eccellenza che utilizzano dispositivi General Electric a livello mondiale. Il J-Medical viene composto da quattro aree, un'area diagnostica, un'area di poliambulatorio dove abbiamo raggruppato tutte le specialità. Oltre alla parte poliambulatoriale abbiamo una zona di medicina dello sport che mi è particolarmente cara essendo un medico sportivo ed è una zona a cui vorremmo dare grande importanza perché molto spesso la visita medico sportiva è l'unica visita che fanno gli atleti o le persone che si avvicinano allo sport durante l'anno. Per questo motivo vorremmo che non fosse una visita certificativa, ma una visita preventiva. L'area di fisioterapia con 9 box dove privilegeremo sicuramente la parte manuale e a queste abbiamo associato la miglior tecnologia possibile in area fisioterapica. Spesso gli stadi in Italia vengono considerati delle cattedrali nel deserto. Questa è l'ennesima dimostrazione di come uno stadio è un punto di riferimento del territorio, può avere un'attività, una vita quotidiana, attraverso anche dei modelli di riferimento di grande eccellenza. Siccome una società di calcio non è solo un fenomeno sportivo, non è solo un fenomeno di business, se vogliamo, ma anche un fenomeno sociale. E quindi che cosa c'era di meglio che estendere queste competenze al territorio e ai cittadini? Questo credo che sia una grande eccellenza non solo del calcio italiano, quindi della Juventus, ma credo proprio dell'Europa calcistica. E ne siamo molto orgogliosi. Eccola. Possiamo accomodare.